In Terra Santa l'ultimo giorno del 2023 e l'inizio del 2024 sono stati di intensa preghiera per la pace in tutto il mondo. A Nazareth in Galilea centinaia di persone hanno partecipato alla celebrazione della solennità della Sacra Famiglia, nel luogo dove hanno vissuto Maria, Giuseppe e Gesù. Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha presieduto la celebrazione. Con lui anche Monsignor Rafik Nara, vicario patriarcale per Israele, e i frati della comunità della custodia di Terra Santa. Nella sua omelia il custode è invitato a pregare per tutte le famiglie del mondo, in particolare per le famiglie che stanno soffrendo a causa delle guerre vicine e lontane, ricordando in modo speciale i nostri fratelli e sorelle della parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, che si trovano messi a dura prova dalla guerra in corso. Alla fine della messa i fedeli si sono recati in processione dalla Basilica Superiore, dove è stata celebrata la messa, fino alla cripta della Chiesa di San Giuseppe, il luogo in cui la tradizione indica la casa della Sacra Famiglia. Nella serata del 31 dicembre a Gerusalemme, con i primi vespri della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, e il canto del Te Deum, presieduto da Fra Francesco Patton, si è concluso il 2023. Il Te Deum, legato alle celebrazioni di ringraziamento, viene tradizionalmente cantato in quest'ultimo giorno dell'anno, proprio per fare memoria e ringraziare il Signore dell'anno appena trascorso. Presenti alla preghiera che si è svolta nella chiesa di San Salvatore anche il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cardinal Pierbattista Pizzaballa, accompagnato dal Cardinal Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro, che in questi giorni si trova in pellegrinaggio in Terra Santa. Entrambi hanno voluto unirsi alla comunità francescana per la liturgia. Il 1 gennaio 2024, la messa della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, si è svolta presso la Chiesa del Patriarcato ed è stata presieduta dal Cardinal Pizzaballa insieme ai vescovi e autorità religiose cristiane di Terra Santa, tra cui il Cardinal Filoni, Adolfo Tito Ilana, nunzio apostolico in Israele e Cipro e delegato apostolico per Gerusalemme e la Palestina, e Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. Nel giorno in cui si celebra anche la Giornata Mondiale per la Pace, voluta da San Paolo VI, il Patriarca ha riportato l'attenzione su di essa. Qui oggi dobbiamo e vogliamo rivolgere il nostro sguardo a Cristo e da Lui attingere la forza necessaria per rinsaldare la fiducia, ferita da tanto dolore. Gesù non ha risolto alcuno dei problemi sociali e politici del suo tempo, ma ha indicato una via, che ancora oggi è la strada maestra. La linea è quella di relazioni costruite sull'incontro, sul desiderio di bene, di bello, di fraternità, di amore alla fine, perché è quello che Gesù ha venuto a portare qui nel mondo, è l'amore di Dio in mezzo a noi. Dal Patriarca anche un messaggio alla comunità di Gaza. Il mio messaggio a loro è quello di continuare a essere forti nella fede e quindi anche forti nella vita, perché le due cose vanno insieme, che non li abbandoneremo mai e che anche se fisicamente non possiamo essere uniti, tutta la comunità cristiana si stringe intorno a loro in attesa di poterci incontrare veramente anche fisicamente. Al termine della celebrazione i consueti saluti e scambi di auguri. Nelle parole del Cardinal Filoni, il primo messaggio è essere qua nel momento in cui pochi o nessuno viene. Essere qui significa manifestare la nostra solidarietà, vicinanza a popoli sofferenti che si trovano in una situazione estremamente difficile e con loro vogliamo condividere non solo questi momenti di difficoltà per loro, ma anche assicurare la nostra vicinanza, il nostro aiuto, il nostro sostegno. In particolare da parte di tutti i nostri 30.000 cavalieri e dame del mondo che in un modo speciale sentono la situazione così difficile in Terra Santa. E il messaggio che ce lo suggerisce proprio la parola di Dio di oggi quando dice la benedizione di Dio scenda e scenda su tutti voi e ne abbiamo bisogno. Nelle parole di Fra Francesco Patton il messaggio fondamentale della festa della Madre di Dio che è colei che ci dona il Figlio di Dio, il Principe della Pace. Il messaggio fondamentale ce l'ha dato la liturgia. Noi oggi celebriamo Maria, Madre di Dio, che è colei che ci dona il Figlio di Dio, il Principe della Pace, colui che è la nostra pace. Per noi cristiani la pace non è semplicemente assenza di guerre o concordia nelle relazioni, ma la pace è una persona, è Gesù. E Gesù ce l'ha donato Maria.
E allora forse comprendiamo anche meglio quella benedizione che la liturgia ci fa leggere come prima lettura e che era così cara a San Francesco. È una benedizione con la quale si invoca che il volto di Dio brilli su di noi e ci manifesti la misericordia e la pace di Dio. E il volto di Dio che brilla su di noi è il volto di Gesù, che è il figlio di Dio e il figlio di Maria. Io credo che dai luoghi santi quello che noi dobbiamo continuare a proporre è il volto di Gesù. E per i cristiani locali, l'essere cristiani di Terra Santa vuol dire richiamarsi al volto di Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria. Per i tanti pellegrini che io spero possano tornare presto, venire in Terra Santa vuol dire rispecchiarsi nel volto di Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria. Nelle parole di Monsignor Adolfo Tito Ilane, il pensiero e la vicinanza alla popolazione di Gaza. Vorrei dire soltanto che non manchiamo di pensare a voi, che non so che noi tutti portiamo sulle spalle quello che state soffrendo, anche se voi soffrite di più, però non siete soli. E questo che volevo dire in questo giorno della maternità della Vergine Maria, che non ha lasciato a nessuno. Anche a voi, come noi, siamo fratelli, siamo sorelle e non lasceremo mai voi soli, perché siamo con voi.